Forse vi starete domandando in che modo, ma in questa puntata di Sempre Curiosa ci saranno anche questi indumenti barbuti e saranno protagonisti di una rubrica con Guido Mazzoni. Allora, per scoprirlo dovete guardare la puntata, tutta la puntata. Intanto cominciamo dalla sigla. Amici di Sempre Curiosa, eccoci nuovamente insieme, bentornati in questo nuovo appuntamento del nostro programma TV. Oggi avremo un sacco di cose da raccontarci, parleremo tanto tanto di musica, di nuove uscite discografiche, quindi del nuovo singolo di Alvaro Soler, ma parleremo di musica anche in seguito al grande evento europeo che c'è stato, che si è concluso e che ha visto anche protagonista Marco Mengoni. E poi, parlando di cose un pochino più vicine a noi, torna a trovarci Claudio Gambaro, che ci racconta di un evento che presenterà nei prossimi giorni, sempre legato alla musica, ma quella dei cantautori, e parleremo anche di libri. Allora, cominciamo proprio dai libri oggi, perché torna a trovarci la nostra carissima amica Sheila Bobba, che con insomma la sua intraprendenza e il suo amore per la lettura, i libri eccetera, con la sua SBS Comunicazione e la sua SBS Edizioni ha organizzato l'arrivo di tantissimi autori e nuove uscite letterarie al Salone Internazionale del Libro di Torino. Ma parlando anche di Sheila Bobba in prima persona, lei stessa porterà un suo libro proprio al Salone di Torino e quindi oggi dedicheremo uno spazio solo ed esclusivamente a lei, che ci ha mandato un video dove ci racconta proprio questo suo lavoro editoriale. E allora andiamocelo a vedere. Ciao Joy, sono molto felice di tornare da Sempre Curiosa e felice di presentarti il mio libro Le Inamabili, SBS Edizioni, la mia casa editrice, la seconda edizione per un libro dal contenuto identico, 7 lettere di 7 donne differenti che raccontano il loro percorso, dal voler essere appaganti all'essere appagate, un percorso che auguro di fare alle giovani donne, alle donne che forse si sono un po' perse, di farlo insieme al mio libro. Lo trovate in tutte le librerie, ci trovate al Salone Internazionale del Libro di Torino dal 18 al 22 maggio allo stand H27 del Padiglione 2, e aspetto anche te Joy, a presto! Ancora grazie a Sheila per il suo grandissimo entusiasmo, anche contagioso. Adesso dobbiamo cambiare argomento perché torna a trovarci un altro carissimo amico. Lui è Guido Mazzoni, lo sapete che ci porta sempre un sacco di argomenti curiosi, simpatici, che spaziano dal paranormale alle leggende, insomma tutte queste cose che sono un po' fuori dal comune, diciamo. E oggi infatti ci parla degli gnomi, gnomi che piacciono tanto anche al mio papà. Allora andiamoci a vedere l'intervista e poi torniamo qui nello studio di Sempre Curiosa. Sempre curiosa, sempre curiosa, qui con te, sempre curiosa. Ta-da! Allora, avete capito amici che oggi parleremo non di pupazzi ma di gnomi, insomma questa era una rappresentazione in stoffa del personaggio di cui vogliamo parlare oggi. Guido Mazzoni con me anche stavolta. Ciao, ciao ragazzi.
Dai, degli gnomi c'è tantissimo di cui parlare. Noi abbiamo pochissimo tempo, diciamo che fanno parte di quelle figure mitologiche del piccolo popolo, sempre figure benefiche, dove questi uomini di piccole dimensioni, che dopo una certa età, dopo mi sembra 300 anni, cominciano a crescere la barba e hanno questo filo diretto con la natura, e quindi amano profondamente la natura e sono benevoli con le persone che amano la natura e invece provano fastidio per chi non rispetta la natura, e hanno queste capacità, queste conoscenze che possono portare molti vantaggi. Poi da loro si va a estirpare un po' diversi tipi di gnomi e elfi, fino ad arrivare a quello irlandese, il più tipico che conosciamo, con la pentola d'oro, che però è molte volte dispettoso, insomma, sì, maligno, eccetera, eccetera. Però è anche un portafortuna. E certo. Questo, per esempio, mi è stato regalato proprio come portafortuna. Sa che ciascuno ha un significato diverso, non so se tu hai qualche notizia in Ma più. Ma guarda, notizia principale sul significato di qualsiasi, in questo momento no, so che però proteggono anch'essi la casa, perché si diceva una volta che alla sera bisognava lasciare del latte e del formaggio per gli gnomi, perché facevano i lavori di casa e poi si cibavano così, soprattutto in Scozia c'erano queste leggende, e così te le creavi praticamente, te facevi amici e ti aiutavano e ti facevano anche i lavori. Da qui la leggenda che se tu le tratti bene, se tu le rispetti, sono vicini a te, alla famiglia, diventano praticamente un componente della famiglia. E ti proteggono. Sì, esatto. Un po' come Babbo Natale, dai. È un gnomo. È un gnomo cresciuto con gli steroidi. Però. Vabbè, dai, sdrammatizziamo e scherziamo un po' qui in Sempre Curiosa, proprio perché amiamo follemente questi argomenti e ci piace. Sì, assolutamente. Soprattutto in questi personaggi che, come dicevi, sono positivi, sì, e che aiutano. Sono in contatto con la natura, amano gli animali, ti possono aiutare se tu sei positive, quindi c'è uno sfondo soprattutto in questi tipi di figura, cioè gli gnomi, non gli elfi, le fatine, che poi sono un po' più complicate per dire altre cose, proprio uno sfondo di bontà, di segnale positivo. Va bene, dai, direi che il nostro tempo purtroppo finisce qui, ma torneremo a parlare sia di gnomi che di altre figure leggendarie che amiamo tanto, sempre coadiuvati magari da qualche oggettino che ci può aiutare anche a farvi vedere fisicamente qualcosa. Va bene, amici, grazie Guido Mazzoni. A voi, ragazzi. Ci ritroviamo alla prossima puntata. Ah, il nostro amico Guidino Mazzoni ci diverte sempre con i suoi argomenti oggi con gli gnomi. Bravo uno di loro. Difatti oggi ce n'è uno qui con noi che è Bruno Santoro, che dalla regia ciao. Al microfono di Sempre Curiosa per commentare insieme a me un po' quello che è successo in questo grandissimo evento europeo che è stato l'Eurovision 2023, che abbiamo visto dall'inizio alla fine, quindi tu sai di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un carrozzone gigante che per l'ennesima volta è stato adottato dagli inglesi, che avevano l'opportunità di poter mantenere una situazione così grande, perché tante nazioni hanno dato forfait proprio perché la macchina organizzativa non è così semplice. E è stato bellissimo sotto il profilo tecnico e sotto il profilo di spettacolo, è stato veramente da 10. Il prodotto non mi entusiasma più di tanto, siamo d'accordo sul fatto che la Polonia poteva meritare qualcosina di più come canzone pop, sì, perché noi parliamo di musica pop. Mi pare che sia arrivata tipo al 16° sì, posto, proprio bassa. Avrebbe meritato qualcosa di più per il tipo, come dicevi tu, di prodotto musicale a cui siamo abituati, sì, anche ad ascoltare in classifica a livello mondiale. La canzone poteva ottenere maggior qualcosa successo, di più. Forse sì, un po' in ritardo, però l'Eurovision si sa, dai, che è anche un calderone di musica un po' ognuno la molto sua legata etnia, proprio, certo, sì, brava, molto brava, legata brava alla cultura. Quindi infatti abbiamo ascoltato il fado, abbiamo ascoltato insomma la musica veramente localizzata, no? Sì, è come se l'Italia ci
ci andasse con una mazurka, cioè, Ecco, E a proposito d'Italia, ha ben figurato Marco Mengoni, perché col suo quarto posto, un quarto posto in Europa, non è vale la poco. candela, ecco, Primo bene, bene. posto la Svezia con Lorin e la sua tattoo, scenograficissima, molto Sì, particolare, quarantenne, quarantenne già, Lorin. si buttava con i perizoma in mezzo al pubblico, però va Con le unghie bene, lunghe con 8 le metri. unghie così, cioè aveva questi nice. Aveva già vinto lei Sì, l'Eurovision nel è 2012. vero. Secondo posto all'ultimo, non se l'aspettava nessuno, la Finlandia con questo simpaticissimo artista con Zumbo Zumbo, Cia 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 ciao e ciao ciao, questa maglia che sembrava l'omino della Michelin, giusto, giusto. metallizzato. Lo canteremo Sicuro, sicuramente durante sicuro, molto l'estate. simpatico. E al terzo posto una bravissima Ok, israeliana, israeliana, israelita, una sì, ragazza bellissima, bellissima. brava e buona Unicorn, cantante. la Ecco, canzone. buona cantante e ottima ballerina, perché poi ha chiesto You Wanna Dance with You can see me Fires. dance, you can Yeah, see me yeah, dance. yeah, Eh sì, è stata bravissima, il pezzo molto moderno, lei yeah. molto Ariana Grande, mi è Sì, piaciuta tantissimo. però virtuosa, e quindi ha ben figurato anche lei. Va bene, diciamo che abbiamo Definizione, sintetizzato. finale, dai. Allora, lo spettacolo 10 sicuramente, i contenuti 7 scarso, l'Italia ha figurato bene, contento per i non voti della Germania, Spagna e Francia, perché hanno veramente demeritato. No, voglio dirlo, hanno demeritato. Israele 10 più. Va bene, cari amici, fateci sapere poi anche attraverso i nostri contatti se avete seguito l'Eurovision 2023, se vi è piaciuto. Noi ora facciamo una piccola pausa, ma sempre curiosa, torna fra pochissimo, quindi non vi staccate da lì. Lollipop, il cuore più dolce di Sestriponente per soddisfare la tua voglia di dolci. E puoi trovare magnifiche confezioni regalo. Visita anche la pagina Facebook per restare aggiornato sulle offerte delle prossime ricorrenze. Lollipop, via Sestri 208 Rosso. Telefono 348-766-1044. Associazione Musica Amica presenta i corsi annuali di alto perfezionamento di chitarra, sotto la guida del prestigioso insegnante Pietro Locatto. Gli splendidi scenari di Santa Margherita Ligure faranno da culla al percorso di studi, da novembre a giugno a Villa Durazzo, con la direzione artistica di Giovanna Savino. Per info e iscrizioni, as.musicamica.ge@gmail.com. Musica Amica, un mondo di opportunità.